Nella vita di un sindaco capita molte volte purtroppo di assistere a tragedie. Infatti il sindaco per molti anni, quindi purtroppo me ne sono capitate tante. Bambini, ragazzi, persone meno giovani. Ma questa ha avuto dal primo momento una forza emotiva enorme, perché è passato talmente di quel tempo, di ore che sono passate da quel maledetto giovedì notte, e nessuno si è riuscito a dare una spiegazione di queste morti. Allora l'unica spiegazione, ringrazio tantissimo Maria Grazia Schettini e tutte le mamme e i papà che si sono messi insieme in questa associazione che si chiama Dino in the Light e che vuole vincere il dolore donando amore. Io vi ringrazio tanto che insieme ad Emiliano avete voluto questo momento. E tutte le parole belle che hanno detto gli amici di Tullio, gli amici di Giuseppe, i familiari, sono tutte parole che ci hanno fatto capire, e io l'ho capito dal primo momento, questa sera sono entrato qua dentro, che Giuseppe e Tullio profumano di vita, e quel profumo non lo perderanno mai. Sono ragazzi che continueranno a profumare di vita. E il nostro compito, il vostro compito, è quello di tenerli sempre con lui, così come abbiamo fatto stasera, ma per iniziare il percorso. E per come proseguiremo a fare, gli amici di classe, gli amici di vacanza, gli amici di tutti i giorni, gli amici del tennis, papà, la mamma, le sorelle, i fratelli, tutti quelli che continuano a sentire questo profumo di vita di questi due straordinari esempi di rettitudine e anche di calore umano, perché solamente persone che hanno scaldato i cuori dei loro amici ricevono queste belle parole e ricevono queste testimonianze di affetto. Io sono certo che a ogni nostra parola tu e Giuseppe si stanno guardando e si stanno sorridendo. Probabilmente ci guardano da una stella, ci guardano da una luce, ci guardano dalla luna, ci guardano dal sole. L'importante è che ci guardino. Grazie Emiliano, grazie Maria Grazia, soprattutto grazie a tutti voi a nome della nostra comunità, perché la sensibilità, la carica emotiva, l'amore che si può dare anche in un momento di silenzio come questo, sicuramente hanno fatto comprendere a Imma, a Sandro, a Roberto, ad Anna, ad Alessia, ad Oreste, a Maria Grazia, che non saranno mai soli, che questa comunità è sempre con loro e sarà sempre con loro.